Vieni avanti, Jonathan. Facciamo un minuto di meditazione, vuoi? Certo. È importante avere un posto tranquillo dove poter pensare. Tu hai il tuo ranch, so che ti dà molte soddisfazioni. Io mi sono tagliato un dito. Mi spiace. Tieni. Grazie. Hai fatto una bella carriera, Jonathan. Non è certo un mistero quanto ti stimi la squadra degli Houston e quanta considerazione abbiamo di te qui alla Energy. Ma alcuni dirigenti hanno deciso che tu ti dimetta. Cosa? Sono più di 10 anni che sei in squadra. Nessuno c'è mai stato così a lungo nel Rollerball. Ma non voglio andare via, non ora. Vedi, il tuo special televisivo, ecco, potrebbe essere l'occasione per annunciare a tutto il mondo che tu hai deciso di ritirarti. Chi è che lo vuole? Quando qui alla Energy abbiamo pensato di fare questa trasmissione, la nostra idea era un'altra. Ora la direzione esecutiva ha deciso diversamente. Il programma si deve fare, è stato annunciato su tutti i giornali. E quindi questo ci sembra il momento migliore. Ma i miei compagni hanno bisogno di me. Jonathan, sii ragionevole, ti prego. Tu sai quanto il rollerball sia necessario. È la sola unica violenza che ci è rimasta. Le nazioni non esistono più, sono sparite. Le guerre ormai appartengono al passato. Persino le guerre corporative sono state dimenticate. Sì, lo so, ma è solo che io non... Ora ci sono i dirigenti e i loro esecutivi. C'è la città dei trasporti, quella dell'alimentazione, delle comunicazioni, dei generi voluttuari, di Eros e pochi uomini che decidono per il bene comune. Anche per te è stato così. La mia squadra ha bisogno di me e io ho bisogno della mia squadra. Noi abbiamo delle esigenze che vanno rispettate. Oggi l'uomo può godere di tutte le comodità. Lo sai, no? Non c'è povertà, né dolore, né desideri. Viviamo nel lusso. E tu hai gli stessi privilegi di chi fa parte della classe dirigente. La società corporativa pensa e decide tutto. L'unica cosa che chiede in cambio, e sarai d'accordo con me che in fondo non pretende molto, è di non interferire nei programmi dell'esecutivo. Io non voglio interferire, ma vorrei soltanto rendermi conto. È solo per il tuo bene. Forse lo capirai più tardi, Jonathan. Tutte le decisioni prese sono nel tuo interesse. Anche per Ellen? È stato così? Mi avete portato via mia moglie perché piaceva un dirigente. Ne abbiamo già parlato abbastanza. È successo prima che io prendessi il potere, non mi riguarda. Ma tua moglie aveva già deciso di lasciarti. Adesso ti devi ritirare, Jonathan. Non sarà troppo duro, vedrai. È un gioco stupido, dopo tutto. Un gioco brutale. Dovresti essere felice di uscirne. Non lo sono. Non lo sono, non so perché, non posso, non ci riesco. Dovevo essere felice anche quando mia moglie se n'è andata. Jonathan, io non... Ma lei ha ragione. Voglio dire, mi converrebbe... approvare con un sorriso le vostre decisioni. Vedrai, col tempo tutto sarà più facile. Hai appena giocato una partita, sarai stanco. Va al tuo ranch e prova ad abituarti all'idea. Accettala, Jonathan. Tu devi accettarla. Perché fai tanta resistenza? Non capisco. Nessuno approverebbe il tuo comportamento, nessuno.